Ciao Teobaldo Schiavone, disegnatore freelance, e benvenuti in questa nuova lezione di Academy Graphic. In questa lezione voglio affrontare l'argomento inquadratura. Ho preso spunto da un'email che mi è stata inviata da una nostra amica che aveva sbagliato ad inquadrare il soggetto e non sapeva come fare per allungare il supporto. È molto importante inquadrare il soggetto su qualsiasi supporto nel modo più centrale possibile. Come vedi dall'esempio, ti ho mostrato sia un'immagine dove il disegno era troppo a sinistra, mentre in quest'altra immagine il disegno è troppo a destra. Ma qual è il modo giusto per inquadrare un soggetto? Dove va inserito? Il modo giusto è quello centrale, è quello che dà equilibrio al disegno. Vedi? Ti ho creato una X proprio per farti capire dove centrare il disegno, come centrarlo. Ed è molto importante farlo perché è importante dare l'equilibrio sia ai pieni che ai vuoti. E questo avviene soltanto inserendo il soggetto nel modo centrale e più equilibrato possibile. Mi fermo qualche secondo per ricordarvi che potete sostenere il progetto Academy Graphic acquistando l'ebook in manuale del ritratto. In questo modo ci aiuterete a sostenere le spese di manutenzione dei nostri siti, blog e servizi per comunicare con voi. Inoltre ringrazio chi ha già acquistato l'ebook e ci permette di andare avanti offrendovi lezioni gratuite come questa. Ma voglio continuare con la lezione. La regola dell'inquadratura non è valida solo per paesaggi, nature morte, ma è valida anche per i ritratti, oppure per i soggetti di figura umana, che riguardano la figura umana. In questo caso abbiamo il soggetto che è centrato sulla sinistra, anzi è decentrato, e quindi è un'inquadratura errata, mentre questo è il modo giusto. La parte centrale è quella che deve occupare un soggetto. In questo modo vedi come l'equilibrio nel disegno tra i pieni e i vuoti è completo. Per questa lezione è tutto, un saluto da Teobaldo Schiavone, disegnatore freelance, e vi lascio con il mio motto: buona grafica a tutti, ciao!